Nell'ambito dei controlli pianificati annualmente dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari, nel settore della repressione dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti all'interno dei plessi scolastici, i militari della Guardia di Finanza del gruppo di Olbia hanno proceduto ad effettuare un ultimo servizio presso un istituto superiore olbiese. L'attività, svolta con l'impiego del giovane Labrador Semia, ha consentito di denunciare uno studente di appena 17 anni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori di Sassari per detenzione ai fini di spaccio all'interno dell'istituto. Lo studente è stato infatti trovato in possesso di 7 dosi di marijuana e di una di hashish e successivamente, a seguito di perquisizione del proprio domicilio, di ulteriori 5 dosi di marijuana pronta per essere smerciata ad una clientela composta da studenti, prevalentemente minorenni, che avrebbe fruttato al giovane poche centinaia di euro. Il servizio in argomento si inquadra nell'ambito di una serie di iniziative volte alla repressione dello spaccio del consumo di sostanze stupefacenti all'interno dei plessi scolastici della Gallura, effettuate con il fondamentale ausilio delle unità cinofile, previo coordinamento tra il Comando Provinciale del Corpo ed il Provveditorato agli Studi Provinciali, che hanno interessato, per quanto riguarda la Guardia di Finanza olbiese, circa una ventina di istituti distribuiti tra Olbia, Palau, Santa Teresa di Gallura, La Maddalena ed Arzachena. In particolare, nel corso di numerosi e specifici controlli a sorpresa posti in essere durante tutto l'anno scolastico, le Fiamme Gialle sono riuscite a sequestrare complessivamente oltre 200 grammi di sostanze stupefacenti, tra marijuana, hashish e cocaina, nonché in un paio di circostanze piccole piantagioni indoor utilizzate dai ragazzi per l'approvvigionamento del florido mercato, rinvenute dai militari a seguito di conseguenti ed immediate perquisizioni presso il domicilio degli alunni colti in flagrante. L'attività svolta ha consentito inoltre di segnalare agli assuntori, consumatori, alla prefettura di competenza 15 studenti, di denunciare a piede libero alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania e dei minori di Sassari 6 soggetti per detenzione ai fini di spaccio all'interno degli istituti stessi e di trarre in arresto 2 genitori che irresponsabilmente avevano lasciato un significativo quantitativo di cocaina nelle disponibilità del figlio minorenne, il quale ne è risultato, all'olfatto dei cani antidroga, inquinato. Gli alunni in questione, oltre alle conseguenze di natura penale o amministrativa, sono stati anche oggetto di provvedimenti di natura disciplinare da parte degli organi preposti. Gli interventi hanno riscosso grande successo, applauso da parte degli studenti e delle loro famiglie, nonché del corpo docente, il quale ha trovato in questi controlli un ausilio per arginare fenomeni criminosi in un ambiente destinato alla formazione dei giovani. In tale contesto, a fianco di tale attività, la Guardia di Finanza di Olbia ha tenuto diversi incontri con gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado nella Gallura, nell'ambito del progetto Educazione alla Legalità Economica, coordinato su tutto il territorio nazionale dal Comando Generale del Corpo, con lo scopo di descrivere l'attività svolta dalla Guardia di Finanza non solo nel contrasto all'evasione fiscale, ma anche nella lotta allo spaccio e commercio di sostanze stupefacenti. È morto suicida all'interno del reparto di psichiatria dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari un musicista di 34 anni originario di Alghero. Su di lui era stato fatto un trattamento sanitario obbligatorio per problemi di salute mentale. Ancora non si spiega come il paziente sia riuscito ad eludere tutti i controlli della struttura fino a riuscire a togliersi la vita indisturbato. Per questo la Procura della Repubblica ha deciso di fare chiarezza aprendo un fascicolo di indagine. L'inchiesta dei PM è scattata dopo la denuncia dei familiari del 34enne che hanno presentato un esposto tramite l'avvocato. L'uomo era ricoverato da circa 3 settimane successivamente al TSO e avrebbe dovuto godere di un controllo elevato vista l'instabilità mentale. I NAS dei carabinieri sono intervenuti sul posto e stanno analizzando le cartelle cliniche. Nemmeno a pochi giorni dal termine delle scuole si fermano i furti nel sassarese, che hanno interessato numerosi istituti nell'arco di tutto l'anno. Una piaga che ha creato non pochi disagi ad insegnanti ed alunni, che hanno dovuto rinunciare, oltre a tanti giorni di scuola, anche all'indispensabile materiale scolastico. Questa volta la vittima è stata la scuola elementare di Sant'Orsola in via Castellaccio. Con il bel tempo si aveva intenzione di utilizzare i gazebo presenti nel cortile, gentilmente acquistati dai genitori degli alunni, per sviluppare varie attività all'aperto e al riparo dal sole. I gazebo purtroppo sono stati rubati e nessuno può più usufruirne. Ci troviamo nella scuola primaria di Sant'Orsola, storica. Vorremmo denunciare un fatto increscioso che è accaduto, ossia sono stati rubati dal nostro giardino della scuola dei gazebo
due gazebo che erano di proprietà nostra, dei nostri alunni, che avevamo sistemato in giardino perché stiamo preparando un evento conclusivo dei progetti che sono stati realizzati in questa scuola durante l'anno. Per cui noi insegnanti, dopo averli piazzati, li avevamo lasciati in giardino con la tranquillità che si potessero lasciare, dato che non ci sono mai stati episodi di vandalismo o di furto. E invece ieri mattina purtroppo ci siamo resi conto che sono stati portati via da degli gnotti, per cui ora la scuola ovviamente non può provvedere a riacquistare questi gazebo e vorremmo fare un appello a chi ha visto qualcosa insomma, o ha sentito anche rumori o ha visto intrusioni varie all'interno del giardino della scuola, sicuramente durante la notte, affinché possa denunciare ciò che ha visto anche anonimamente, alla polizia, a questo fatto. Il fiume Temo. L'unico in parte navigabile dell'isola nasce dall'altipiano di Villanova Monteleone e attraversando Bosa, unica città di fiume della Sardegna, arriva al mare. Le sue piene, che una volta allagavano la parte bassa della cittadina, vengono ora regolamentate dalla diga di Monte Crispu. L'acqua del fiume generalmente scorre abbondante anche in estate, fenomeno abbastanza raro in un'isola siccitosa come la Sardegna. L'incontro con Bosa pare che sia stato scritto. Qui il fiume e la città sembrano una cosa sola. Il vecchio ponte, le barche dei pescatori, la cattedrale, l'acqua. Come se uno sconosciuto pittore abbia dipinto tutto questo. Sulla riva sinistra gli antichi capannoni dessas Conzas osservano muti e silenziosi lo scorrere del fiume. Sulla destra le palme del lungo Temo, mosse dal vento del vicino mare.
Manca poco più di una settimana all'attesissimo appuntamento della tappa algherese del Rally Italia in programma in Riviera del Corallo dal 13 al 16 giugno. A testimoniare la grande attenzione dell'appassionatissimo pubblico sardo per l'evento, i numeri record dei pass venduti in preordine. Addirittura sono già in sold out i Gold Pass, che tra i tanti vantaggi garantiscono l'accesso nell'area costruttori del parco assistenza. La città di Alghero si prepara quindi a questo evento di caratura mondiale nel migliore dei modi, con l'organizzazione che migliora ogni anno e coinvolge sempre più appassionati di motori. Si parte giovedì 13 giugno.
La società Sport Full Time informa che sono aperte le iscrizioni per la stagione 2018-2019. Per i nati nel 2010, 2011 e 2012, due lezioni prova gratuite. Per info e iscrizioni, piscine Lufangazzo al 328 43 320 16, sportfulltime@gmail.com oppure contattare le piscine Latte Dolce al 342 56 49 121. Pillole di benessere, conduce Maria Paola Cabizza, tutti i giorni alle ore 16, alle 18.30 e alle 23, il mercoledì e il venerdì in prima serata alle 20.45. L'Istituto Tecnico Industriale Angioi di Sassari offre a coloro che hanno dovuto interrompere il corso regolare degli studi superiori un corso per adulti in orario serale. Si potrà scegliere tra tre indirizzi, elettrotecnica, informatica o meccanica. Se desideri riprendere il tuo percorso scolastico e diplomarti, contattaci al cellulare 349 29 79 172 oppure visita il sito seraleitangioi.altervista.org o la pagina Facebook Corso Serale IT Angioi Sassari. Puoi anche iscriverci alla mail itangioiss@gmail.com. Ti aspettiamo, datti un'altra opportunità. TG Informazione ed Approfondimento, orari di messa in onda dalle 13 alle 15.30, dalle 19 alle 20.45, ultima edizione dalle 23.30, e in onda 24 ore su 24 sul canale 115 di Libera TV. La Frumentaria presenta Non sempre gumanda un pantaloni, l'8 giugno al Teatro Civico, due spettacoli, il primo alle ore 18 e il secondo alle ore 21.